Signor Merlino, si rinnova a giorni quello che ormai è un appuntamento abituale con le sue mostre fotografiche, ma questa mostra fotografica ha un sapore particolare. Vogliamo spiegare perché? I perché sarebbero tanti. Per una mia decisione, questa è l'ultima mostra che io presenterò alla gente di Liberi, perché vede, nella vita viene un momento in cui uno le scarpe le deve appendere al chiodo, e anche per me è arrivato questo momento. Lo faccio con tanto dispiacere, ma purtroppo sono costretto a farlo. Esporrò questa volta, questa è una mega mostra, qualcosa come 1200 foto su quattro file. Mi auguro soltanto che la gente sia così insensibile e cogliere l'attimo per venire a vederla questa mostra. È una mostra che raccoglie un po' tutta la storia recente di Lipari, no? Ma non direi tanto recente, qua ci sono quasi 100 anni di storia, fino ai nostri giorni. È una mostra tematica, tratterò una trentina di argomenti, dal calcio alle navi, agli equipaggi, alla chiesa, ai vescovi, il calcio, le mareggiate. Poi c'è molto, questa volta c'è molto su Lipari, sui personaggi, sui paesaggi di Lipari, molto su Marina Corta. Come mai? Cerchiamo di stuzzicarla questa decisione di chiudere. Non è soltanto, secondo noi, un discorso di appendere scarpe a chiodo per sopraggiunti limiti d'età, c'è sotto qualcos'altro Va probabilmente. bene, diciamo che nella vita, chi vuol capire capisce, nella vita si vive anche di piccole soddisfazioni. E io in 12 anni faccio mostre fotografiche, purtroppo non ho mai avuto nulla. Questo in sintesi. In tutti questi anni di mostre, c'è stato qualcosa che l'ha colpita particolarmente, un episodio, un personaggio che magari già faceva parte della sua mostra che è venuto a trovarle, ha avuto parole di elogio, qualcosa di particolare che lei ricordi? Di elogi ne ho avuti tanti. Guardi, le mostre fotografiche che ho presentato alla gente sono state sempre molto partecipate, ho avuto sempre un pienone io, e di elogi ne ho avuto tanti dalla gente, sia di Veneto, di Lipari e via discorrendo, ma non è tanto questo il discorso, dico, si vive anche di altre soddisfazioni, ma chissà, qualche volta può darsi che arrivino. C'è un personaggio particolare al quale è affezionato, fra quelli delle sue foto? Sì, il personaggio che sono molto affezionato anche perché, anzi sono due per l'esattezza, che sono personaggi che negli anni che furono io ho conosciuto personalmente, uno si chiama Pascal, Pascal era, è stato un grosso personaggio a Canneto, e l'altro anche se era un personaggio come aveva dei limiti, noi lo chiamavamo Bartolo Pista Cicir. Che Quando io cosa? Per ogni volta che faccio la mostra li metto sempre esposti questi personaggi, non ne posso fare a che meno. cosa li ricorda in particolare? E beh, erano personaggi particolari che hanno fatto la storia di Canneto. C'è un rimpianto in questi anni, oltre a quello di non aver avuto forse il giusto riconoscimento? No, beh, a parte questo, rimpianti no, diciamo di no, nessun tipo di rimpianto. Per chiudere, vogliamo dire quando si svolgerà questa mostra, quando avrà inizio e quando si La concluderà? mostra partirà domenica 3, cioè per noi dopodomani alle 17 e durerà una settimana intera da domenica fino a domenica 10, fino alle 20:30. L'orario di apertura, per chi vuol saperlo, è sempre dalle 17 alle 20:30. Ha mai pensato che tutti questi documenti fotografici, i suoi così come tanti altri che ci sono in giro, potrebbero finire in una specie di museo delle olie, museo della fotografia, perché è veramente un grosso peccato perdere questo grande No, patrimonio? ma guardi, questo patrimonio non è che sarà perso, sarà gelosamente conservato e lo dico con la massima sincerità, sempre a disposizione di tutti. Chiunque vuol venire a vedere le foto può venire, può chiedere, gli do in prestito, gli do le copie, tutto quello che vogliono, gli faccio fotografare, non sono geloso.